Radio Nostalgia presenta Pasticciando con il Bando. Di nuovo insieme, ancora buongiorno, buon martedì dal vostro Andrea Secci, puntuale come ogni mattina a quest'ora, pronto a collegarmi con lo chef Alessandro Bandoni. Buongiorno Ale. Ciao Andrea, buongiorno a tutti e tutte. Come stai? In forma, dai. In forma. Noi siamo qua, dobbiamo intrattenere gli ascoltatrici e gli ascoltatori, quindi non conta tutto il resto. Assolutamente. Pronti a collegarci anche stamani con un super ospite. Chi c'è stamani? Chi c'è? Oggi abbiamo Stefania Pigoni, alias Dolcissima Stefi. Ciao Stefania, ciao. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovata, anzi ben trovata qui su Radio Nostalgia. Come stai Stefi? Benissimo, ciao a tutti e vi ringrazio. No, grazie. No, grazie a te di aver accettato l'invito in questa gabbia di matti. Fa sempre piacere, dai. Dire gabbia di matti, ragazzi, mi sembra un po' riduttivo in questo contesto. Vabbè, andiamo da Stefania. Che cosa ci prepara la Stefi stamani, Ale? Guarda cosa c'è in mano. Una mela. Vedi, anche se piccolino, c'ho una mela. Una crostata cuor di mela. Beh, buona. Allora, vediamo subito gli ingredienti, ascoltatrici, ascoltatori, tranquilli, se non riuscite a segnarvi tutto, andate subito sul sito radionostalgia.fm dove online è già la ricetta della nostra Stefania. Vai Stefi! Allora, ci vogliono 280 g di farina, 140 g di zucchero semolato, un uovo, 120 g di burro, la scorza grattugiata di un limone e un cucchiaino di lievito per dolci. Ok. Allora, io ho messo il lievito, in questo caso di solito nella frolla non ce lo metto mai, ma in questo caso l'ho messa per renderla un pochino più morbida, dato che è quello la cosa base della ricetta, insomma. Certo. Vi dico come si fa? Ovvio, certo. Allora, mettete in una ciotola la farina, il lievito, l'uovo, il burro tagliato a piccoli pezzi e lo zucchero. Impastate come quando fate la frolla, molto velocemente, fate un panetto omogeneo e riponetelo in frigorifero. Okay. Poi tagliate le mele a pezzettini, sbucciatele ovviamente prima, le tagliate, le mettete col succo del limone e poi... Ah, non vi ho detto gli ingredienti del ripieno, dimenticata gli ingredienti ma del non ripieno. Possiamo! Ragazzi, siamo in diretta, è martedì 17, cioè, se era venerdì, no vabbè, insomma... Queste date quest'anno andiamo, scusa Stefi, vai. Niente, ci vogliono tre mele, il succo di mezzo limone e due cucchiai di zucchero, vabbè, molto semplice. Che ci volevano le mele l'avevamo capito anche da Ale, comunque vabbè dai andiamo. Allora, tagliate le mele, mettete il succo del limone e lo zucchero e mescolate, lasciate riposare. Poi riprendete la frolla, la dividete a metà, fate un disco con il mattarello, lo stendete nella teglia imburrata e infarinata, mettete il ripieno delle mele eliminando il succo del limone perché sennò dopo verrebbe troppo morbida, ricoprite con l'altra parte di frolla che avrete comunque steso col mattarello, sopra mettete un pochino di zucchero di canna per rendere la superficie croccante e infornate a 180 gradi per 40 minuti. La vedete quando è bella dorata e croccante sopra, è pronta. Ma ragazzi, semplicissima. Cioè, Ale, è atomica la ricetta che ci ha dato stamani. Ho già il profumo di mele cotte. Anch'io. Stefi, grazie per essere stata con noi in questo martedì mattina. Io ricordo ai nostri ascoltatori che se vogliono seguire le tantissime ricette di Stefania, devono seguirla sui suoi canali social. Vai Stefi, ricordali tu. I miei canali social sono praticamente tutti uguali, Dolcissima Stefi, e mi trovate ovunque, su Instagram, su Facebook e sul blog, su internet. Il blog è sempre dolcissimastefi.com. È semplicissimo, non è difficile. Semplicissimo. Allora Stefi, grazie per essere stata con noi, grazie ad Alessandro Bandoni. Pasticciando con il Bando torna sabato mattina, alla stessa ora, sempre qui su Radio Nostalgia. Ciao, alla prossima! Radio Nostalgia vi ha presentato Pasticciando con il Bando.